Allora, io e te ci conosciamo da tipo 6-7 anni, una roba del genere. Quindi una cifra di tempo, dici 8, ok. E mi ricordo benissimo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Eravamo in quel di Pescara e ci fu proprio un aneddoto, un episodio particolare. Se tu ce lo vuoi raccontare, così rompiamo subito il ghiaccio e ci facciamo una risata al volo proprio. Allora, dovete sapere che quella sera c'era una battle a Pescara. C'eravamo io, lui, gli Adriatic Jungle, che sono tre pazzi scoppiati di Silvi Marina, comunque sempre lì Abruzzo, fratelli, li saluto, bella gli Adriatic. E quindi io, Leslie, gli Adriatic, Draghetto, c'era Lucas. C'era Lucas, che adesso si chiama La Menas, all'epoca ancora si chiamava Lucas Bong. Vabbè, sta battle al terzo cerchio, alla fine. C'è stata una pausa fra un turno e l'altro e stavo fuori a fare un cannone con gli Adriatic. C'era lui all'angolo con le cuffiette da solo che si stava risentendo, probabilmente stava ripassando i pezzi con le cuffiette, stava così. Allora a un certo punto, siccome noi non eravamo troppo lontani, pure se lui era proprio estraniato da tutto il contesto della gente che stava lì a fare balotta, come direbbero a Bologna, ma vicino guarda e fa: ciao, ah, lupo solitario. Ma che sta a fa? Ma che sta a fa là da solo? Basta, e lui rimase un attimo basito, F4, no? E poi fece: oh, fra, ma che sei, di Roma? Fa certo, frate. Palese. E da lì nacque l'amicizia, capito? Il nostro sodalizio nacque a Pescara. Eravamo bambini, cioè. Bambinissimi, 15, più di 6-7 anni, Sì, sì, almeno. Ok. Comunque, la cosa che a me interessò subito alla tua persona, io ti ho conosciuto come rapper. Però tu praticamente tutta la tua roba te la producevi da solo. Sì. Ma la mia domanda è un'altra, no? Questa, diciamo, passione di fare entrambe le discipline, sia quella del producer che quella del rapper, ce l'hai avuta proprio perché c'è avuta una passione innata, oppure poi volevi dimostrare che tu sei bravo in entrambe le cose e quindi essere un pelo, un gradino sopra gli altri? Dentro di me dicevo, cioè, suono la batteria, suono il pianoforte, suono la chitarra, che cazzo mi serve? Cioè, mi metto e ci provo a fare meglio da solo. Perché non è possibile che devo perdere tempo a cercare beat, a cercare dei producer. Poi il campionamento l'ho scoperto tanto anche grazie a Phil, rubando un po' con gli occhi, guardando il maestro. Giustamente. Un po' anche imparato l'arte del campionamento. Un saluto a Mr. Phil. Saluto a Phil. Grande. Nel periodo in cui hai deciso che questo era il tuo percorso, no? Cioè, quanto era difficile procurarsi un programma, imparare ad usarlo, confrontarsi con gli altri? Cioè, quali sono state le tue difficoltà che hai incontrato? All'inizio scegliere il programma da usare. Ne ho provati almeno 3-4. Alla fine mi sono trovato bene con FL Studio. I punti di forza quali sono di questo programma? Allora, guarda, secondo me l'intuitività assoluta dell'interfaccia, la facilità con cui si creano i link MIDI, in automatico quasi, clicchi col destro su un parametro qualsiasi, link to controller, tweak il controller che vuoi linkare e lo fai in automatico. Okay. È molto alla portata di tutti. Tu solitamente da cosa parti per creare un beat? Cioè, nel senso, parti da un giro musicale tipo suonato da te, oppure preferisci l'approccio ricercando un sample e poi prendendo quel sample e crearci, diciamo, il mondo che preferisci? Dipende da come mi prende al momento. Dipende da come mi prende al momento, dal tipo di beat che poi vado a fare. Anzi, la scelta da cosa partire spesso poi influenza anche il tipo di beat che vai a fare. Io sono abbastanza innamorato del campionamento, a prescindere che si tratti da vinile o da... Adesso, per esempio, per dirti, ultimamente mi sono scaricato Splice, che ho visto su Instagram. Molti ho sentito parlare bene a molti di sto Splice, ad alcuni invece ho sentito parlare male. A me non dispiace. Ma cos'è? Allora, praticamente tu paghi una cifra fissa ogni mese e hai la possibilità di scaricarti 100, 200, 300, 500 suoni a seconda del pacchetto che scegli. Certo. Campioni di qualsiasi tipo Che puoi utilizzare royalty free. Quindi tu potresti anche decidere di prenderli e non modificarli. Poi ovviamente sarebbe sempre meglio lavorare su certa roba, perché deve avere anche una cosa tua. Se no poi andiamo a fare le cose alla The Orthopedic. Però non è il caso, non ci piacciono. Ok, va benissimo. Oh, me dovete pagare Splice, me dovete pagare, Hai capito? Ho fatto pubblicità. Dove ti collocheresti te? Ma più che altro, visto che non c'è una collocazione, dov'è che ti diverti di più? Ecco, questa domanda è meglio.
dov'è che ti diverti di più? Cioè, qual è lo stile che, in cui dici, ah, ma lavoro, mi diverto proprio? Frate, a fare giri di batteria e basso a manetta proprio. Okay. Cioè, se uno per dite e mi propone un beat a quattro mani, io dico, io faccio la batteria al basso, un po' come quando giochi a biliardino. Io sto in porta, in attacco sono una pippa. Ok. Poi non sono una pippa sulle melodie, però mi diverte di più la parte di batteria e basso, concentrarmi sul sidechain del basso con la cassa, che tu magari è una roba che a molti rompe il cazzo. Però per dite, i miei bassi e le mie batterie sono proprio mega studiati insieme. A volte per dirti, tu prima mi hai chiesto, parti dal sample o dalla melodia? A volte parto dal basso. So quanto tu sei un perfezionista, non solo nel lavoro ma proprio nella vita. Tu una volta precisino. Tu una volta che fai un beat, no? Quante volte ci rimetti sopra? Quante volte lo rilavori? Cioè? Pure qua ti do l'ennesima risposta doppia da bipolare, dipende. A volte lo finisco in mezza giornata e lo lascio così, a volte ci ritorno anche nell'arco dei mesi, anni. Cioè, nel senso, prima di farlo uscire, tipo prima di finirlo, magari lo lascio a metà. Molto spesso, per esempio, faccio 6 beat al giorno, però molti li lascio nella fase di loop in modo tale da poterci tornare a lavorare dopo a orecchio riposato in un secondo momento. Tipo embrioni. Bravo. Ok. Bravo. Che è una cosa per dirti che mi consigliò di fare pure Sebi ai suoni anni fa. Grande. Salutiamo anche Sebi. Sì, salutiamo il maestro. Bella. Sempre seguire i consigli del maestro. Allora, adesso siamo arrivati al momento della puntata in cui ci farai vedere come hai costruito il beat che abbiamo scelto. Anzi, innanzitutto mandacelo un attimo, così ci facciamo un ascoltino. Immaginate che noi, quando l'abbiamo sentito la prima volta, tutta la lista parte con sto giro. E la prima cosa, appena parte la batteria, avevo pensato subito a lui, perché è suo. Ci siamo guardati e abbiamo fatto, qua ci prendiamo rosa. Quindi, questo beat qui, come l'hai costruito? Cioè, come, di cosa è fatto? Allora, come è composto? Prima cosa, campione di chitarra, questa non l'ho suonata, ho preso la splice. Ok. In classico, vabbè. L'ho cambiato di tonalità. Ho cambiato la nota e l'ho equalizzato un po', compresso. E poi ci ho messo il rullante, basso, batteria, un po' di effetti per fare drop, eccetera. Ci ho suonato un synth sopra, che è quello del ritornello. Hai preso un synth direttamente dal programma. Mm-hmm. E questo è un giro che hai fatto tu proprio. Sì. Ok, e il basso pure stessa cosa? Un basso giro tuo? Ma tipo, per fare un basso del genere, come funziona? Cioè, qual è il procedimento di fare un basso? Faccio a mano e poi, se voglio modificarli, apro questa finestra e li modifico. Mm-hmm. Cioè, a seconda di come di come ti viene atti praticamente sul momento. Ok. Questa è una roba tipo rullante così. Poi piatti, vabbè. Ti faccio che te non lo metti in piatto. Sì, sì. Per esempio, tu quando hai fatto sto beat qua, quindi sei partito dal sample. Sono partito dal sample. E poi come tu, cioè, qual è stata la struttura? Come sample, rullante basso, piattini e cassa. E poi sono messo i sonetti di rifinitura. E quanto ci hai messo a farlo questo? Un paio d'ore, dai. Ok. Con pause. Ma vabbè, anche una mangiare una cosa di là. Ma tu produci di notte, giorno? A 24 ore. Quando posso, appena c'ho un attimo libero. Sì. Quindi domandone, conclusivo, non vai. So se ne sono altre. No, vai, sì, possiamo. Quindi, le domande saranno sempre infinite, non c'è mai un limite. Riassumendo le domande che ti ha fatto il drago, quindi qual è il tuo ikigai secondo te? Qual è il mio ikigai? Ah, bella domanda. Ragazza, no. Io parlo poco. Qual è il senso per cui ti svegli ogni giorno? Cercare di sapere fare più cose possibile bene.
Mamma mia, questa è proprio la risposta alla Stefanino. E poi non è detto che devi farle per forza tutte in maniera perfetta, cioè la perfezione non è di questo mondo. Mm-hmm. Però saper fare più cose possibili bene. Mm-hmm. Saperle fa comunque, anche se non perfette. Però magari qualcosa non lo farai nella vita o saprai che non è la cosa che devi fare te, però è meglio sempre tenersi più porte aperte. Bella senza storia. Poi finire il paradosso che magari dai troppa importanza alle cose importanti o viceversa. Sì, sì. Cioè, non importa, beh, sì. Se siamo capiti. Tipo effetto factotum. Bomba, bella domanda, bella risposta. Grazie, raga, quindi me ne posso andare a fare tutto voi. Io smetto di fare sta serie, smettiamo, quindi li affido a loro. Vabbè, io direi, a sto punto iniziamo a registrare. Cerco un sogno, me lo tengo stretto, non lo lascio chiuso a chiave in un cassetto. Se ci son problemi li prendo di petto. Ho perso troppo tempo e te lo dico schietto. Essere solo, piangermi addosso, l'ho fatto più volte da bimbo da grosso. Poi ho mollato tutte amicizie, gli amori e lavori. Cambiando percorso, trovo il mio ikigai. Come voi mi volete mai, non mi dire ma dai, drago non ce la fai. Difendo ciò in cui credo, guerriero ma sai. Mi collego quella gente che è meglio di un wifi. Faccio un triplo carpiato se mi tuffo nei guai. Non mi chiudi in un recinto come nei focolai. Sono in volo e da un pezzo che non scendo ormai. Come un girasole volto verso il mio ikigai. Lascio scivolare dietro il mio passato e lo tengo lontano come del veleno. Passo dopo passo, pezzo su pezzo, gioco a Shanghai. Non so bene che il sole c'è sempre anche quando è nascosto dal cielo più nero. Come un girasole volto verso il mio ikigai. Ho fatto sbagli ma non mi dispero, perché grazie a loro ora sono leggero. Credevo certe cose di non farle mai, ma poi le fai. Ora come un girasole al sole volto verso il mio ikigai. A volte capita col caso, però nulla capita col fato. Lei l'ho capita a naso, l'ho sancita in un patto con White. Con lei tipo banzai. Due punti in orbita che danzano da apogei a perigei. È il mio sensei, il senso di serenità che da ammazzai. Come un girasole volto verso il mio ikigai. Lascio scivolare dietro il mio passato e lo tengo lontano come del veleno. Passo dopo passo, pezzo su pezzo, gioco a Shanghai. So bene che il sole c'è sempre anche quando è nascosto dal cielo più nero. Come un girasole volto verso il mio ikigai. Ho fatto sbagli ma non mi dispero, perché grazie a loro ora sono leggero. In due versioni, quella normale e l'altra l'ha rinominata Basso Pussi, quindi cioè va bene, solo Pussi, sì, faccio le cose un po' così effeminate, va bene, lo diciamo, ecco l'outing.